Ciao a tutti, sono Grizzly, benvenuti nel mio laboratorio. Questo che vedete è un serbatoio da 300 litri, contiene acqua, in questo momento è pieno, per oltre la metà l'acqua arriva a questo punto. L'acqua di questo serbatoio viene attraverso questo tubo da quel condizionatore lì dietro. Praticamente è acqua di condensa dell'umidità che c'è nell'ambiente generata dal condizionatore, infatti anziché venire buttata via viene raccolta in questo serbatoio. Questo perché? Perché io utilizzo il climatizzatore per circa 2-3 mesi l'anno, nella stagione più calda e quando c'è molta umidità. Però così facendo io riesco a raccogliere 200, 250, 260 litri di acqua, e in questo modo ho a disposizione acqua per tutto l'anno, per il lavandino, per potermi lavare le mani e per lo scarico del gabinetto. Il pregio di quest'acqua è che è acqua totalmente priva di calcare, quindi la si può utilizzare anche, non so, nel lavavetri dell'auto, perché non tende a incrostarlo, la si può utilizzare nel ferro da stiro, e eccellente appunto per gli scarichi, per i rubinetti, per lavarsi le mani. Non è acqua particolarmente igienica, non è acqua potabile, non può essere utilizzata per cucinare, ma per togliersi soprattutto lo sterro che viene fuori dai computer dei clienti va più che bene, e in questo modo soprattutto non ne viene sprecata neanche una goccia. E proprio di questo discorso di recuperare l'acqua, di questo discorso in generale dell'acqua, voglio parlarvi oggi, quindi cominciamo. Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. Siamo esseri umani, quindi il nostro corpo è composto per circa i due terzi da acqua. Viviamo sul pianeta Terra, la cui superficie è coperta per circa i tre quarti da acqua, e d'altronde siamo una forma di vita basata sull'uso dell'acqua, quindi decisamente siamo nel pianeta adatto, vista questa grandissima quantità di acqua disponibile per noi, giusto? Sbagliato. L'acqua che c'è disponibile sul pianeta Terra, che copre quasi tutta la superficie del pianeta Terra, non può essere da noi utilizzata direttamente. Buona parte dell'acqua che copre il pianeta Terra è infatti acqua di mare e acqua salata, e non la possiamo utilizzare. Poi abbiamo grandi quantità di acqua che sono inquinate o contaminate, quindi di tutta l'acqua disponibile sul pianeta Terra noi possiamo utilizzarne fondamentalmente meno dell'1%, ma veramente molto meno dell'1%, come acqua potabile, come acqua da bere, come acqua da utilizzare per cucinare, eccetera. Ora, nel 2015 sul pianeta Terra eravamo 7 miliardi, di questi 7 miliardi 663 milioni di persone. Come sono fatti 663 milioni di persone? Già a me 50 persone sembrano una folla. 663 milioni di persone, c'è circa una persona su 10 nel 2015 non ha avuto accesso facile o possibile ad acqua potabile. 2,4 miliardi di persone! 2 miliardi 400 milioni di persone! Quanti zeri ci sono? La scrivo qua la cifra! 2 miliardi 400 milioni di persone hanno avuto più facilmente accesso a un telefono cellulare che ha un gabinetto funzionante. Ma naturalmente non è che dovete credere a quello che vi sto dicendo, io sono un povero stupido su una macchina che sta dando dei numeri, già per definizione do i numeri, però io vi lascio sul doobly-doo linkato lo studio di Water.org e gli studi delle Nazioni Unite e dell'UNICEF a proposito dell'acqua, perché questi non sono numeri che mi sto inventando, sono il risultato delle analisi statistiche fatte nel corso del 2015 dalle Nazioni Unite, quindi sono numeri che dovrebbero fare riflettere tantissimo. Perché mai, come nel caso dell'accessibilità dell'acqua, dell'accessibilità a un sistema fognario, si creano disparità nelle diverse parti del mondo? Sicuramente molti ricordano o hanno sentito parlare di un progetto sviluppato dalla Bill e Melinda Gates Foundation, che riguarda un meccanismo per il recupero dell'acqua fognaria e che crea
corrente elettrica, cenere e acqua potabile. Se non ve lo ricordate o se non ne avete sentito parlare, vi lascio linkato su doobly-doo e sulla scheda un video che è diventato virale proprio anche per il concetto stesso di Bill Gates, che presa una macchina in cui da una parte entrano fanghi da fognatura, dall'altra esce un bicchiere di acqua potabile pulita. Questo è un sistema che appunto raccoglie fanghi fognari, che sono scarti di scarico di una fognatura, di una fossa biologica, e in un sistema che può essere portato facilmente nei paesi in via di sviluppo, permette di avere questo sistema abbastanza compatto di guadagnare del denaro, quindi muovere l'economia, permettendo di portare gli scarichi fognari, il contenuto dei propri scarichi fognari. Qui noi abbiamo all'ingresso fanghi di scarto da fognatura, all'uscita abbiamo della cenere che può essere utilizzata in ambito edilizio, e quindi non solo si guadagnano dei soldi perché si fa smaltimento di rifiuti fognari, ma si può rivendere corrente elettrica, perché il sistema produce corrente elettrica per sostenere la propria macchina, è un surplus che può essere inserito nella rete elettrica. Si produce cenere che può essere usata in ambito edilizio e quindi si può rivendere. Si produce acqua potabile, e sicuramente tutto questo in un apparato di dimensioni estremamente compatte è importantissimo in un ambiente in via di sviluppo, dove spesso il problema della fognatura è un problema non indifferente, il problema di recuperare acqua potabile è un problema non indifferente, e la possibilità di produrre corrente elettrica a basso costo è un problema non solo non indifferente, ma molto importante. Se pensate che la corrente elettrica sia un passo importante e non fondamentale per quello che è il funzionamento di un paese, pensate a quello che succede quando da noi, nel mondo occidentale, per una bella giornata di maltempo, per un problema, salta la corrente elettrica e improvvisamente diventiamo noi completamente isolati dal mondo, niente più corrente elettrica può significare niente comunicazioni, niente possibilità di conservare il cibo, quindi niente illuminazione. Quindi pensate a quanti piccoli disagi diano un paio d'ore di blackout nel nostro mondo occidentale, e provate solo a immaginare quanti grossi problemi dia la mancanza di corrente elettrica in un paese in via di sviluppo. L'accesso a un sistema fognario funzionante, l'accesso ad acqua potabile sicura, naturalmente non è solo un problema di cultura, è un problema proprio di tenere sotto controllo il rischio di malattie, di gravi pandemie. E ciò nonostante, noi nel mondo occidentale sprechiamo grandissime quantità di acqua nelle cose letteralmente più stupide. Ecco perché ritengo che sia molto utile avere una cultura della gestione dell'acqua, avere una cultura del recupero dell'acqua. L'esempio del mio ufficio, in cui l'acqua di condensa del climatizzatore viene recuperata ed utilizzata come acqua per lo scarico, come acqua per sciacquarsi le mani, è un esempio, oserei dire, stupido. Vi faccio un altro esempio. Un centro commerciale a Catania, nello scarico dei gabinetti, non manda più l'acqua dell'acquedotto, bensì raccoglie l'acqua di falda, che non è acqua potabile, non batteriologicamente pura, ma che fondamentalmente va benissimo per l'utilizzo appunto dello scarico dell'acqua del gabinetto, perché non, anche se non è acqua batteriologicamente pura, quindi non è acqua potabile, il problema è proprio quello, è sprecare acqua potabile per lo scarico del gabinetto. Si parla di non sprecare acqua, ma allora le fontane, magari la fontana accesa al centro città in piena estate, che fa scorrere tutta quell'acqua? Sì, ma c'è anche da considerare un fattore. Se noi chiudiamo tutti quanti il rubinetto, l'acqua all'interno delle fognature rischia anche di stagnare, e quindi di creare cattivi odori, di creare infezioni batteriche, mentre quantomeno il fatto che magari ci sia la fontana che gira e tutto il resto dei rubinetti siano chiusi genera quel minimo di scorrimento continuo dell'acqua fognaria che fa in modo che non ci siano fenomeni di stagnazione. Questo è quello di cui volevo parlarvi oggi, e vi chiedo:
in due domande. La prima è: voi che cosa ne pensate? Sapevate i dati che vi ho portato? Sapevate della situazione che c'è in merito all'acqua nel nostro mondo occidentale e nel cosiddetto terzo mondo? La seconda domanda è: voi fate qualcosa che concerne il risparmio dell'acqua? Fate qualcosa per migliorare, rendere più intelligente il consumo dell'acqua, come ho fatto io? Per esempio, se avete un terreno in campagna, per irrigare, utilizzate l'acqua di falda o utilizzate l'acqua dell'acquedotto? Vi ho dato un'idea in merito all'utilizzo dell'acqua di condensa del condizionatore? Non lo so, fatemi sapere un pochettino quello che ne pensate, quali sono secondo voi. Avete qualche idea, appunto, in merito a possibilità di risparmiare o riutilizzare correttamente l'acqua? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, direi che questo vlog può concludersi qui. Io vi ricordo, se sono riuscito a colpirvi con questo argomento, se conoscevate già questo argomento ma vi ho dato qualche spunto di riflessione, se vi sono piaciuto o anche se comunque sono riuscito a lasciarvi pensare, di fare pollice in alto e di condividere questo video con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo infine di iscrivervi anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. In questo modo riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E detto questo, come sempre, grazie! Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!